diciamo che prenderà una posizione che sarà non, diciamo, neostatalista, ma più verso il privato, e quindi per certi versi anche contrario a certe cose che sono dette, prenderà un po' anche delle posizioni, diciamo, marginaliste, nel senso dell'efficienza della produzione contro gli sprechi, questi argomenti che, diciamo, che non sono principali in questo momento, perché la cosa principale è quella di aumentare la domanda e di abbassare la disoccupazione. Però se proprio stasera vogliamo andare a fondo nelle cose, e quindi andare sulle cose sul preciso, per precisamente come attuare questi piani di lavoro, bisognerà poi anche pensare a in che modo produrre un'alta efficienza di questi, e quindi evitare in via di partenza gli sprechi, eccetera, eccetera, che non sono importanti a livello macroeconomico, perché il problema con l'occupazione, eccetera, eccetera, però evitare anche questo tipo di approccio, di sprechi, e quindi vedremo delle teorie anche dall'altra parte, quelli che criticano il pubblico, perché lo criticano, perché in fondo qualcosa di verità c'è, cioè, anche lì, non è questo il momento che diciamo a livello economico di parlarne, però se vogliamo andare ad approfondire questo argomento è giusto parlarne anche di questo. Utilizzerò la lavagna come al solito e mi baserò per aiutarvi a capire, per fare il punto, sempre sul sistema del circuito monetario che abbiamo descritto l'altra volta, con buona pace di Graziani, che spero che non si rivolti in una tomba, perché diciamo che utilizzo il suo sistema per dire altre cose, però l'ho ampliato, io ho fatto un ampliamento, diciamo, per spiegare proprio questo piano che vorrò descrivere. Quindi parto disegnando il sistema che abbiamo fatto l'altra volta, ce l'avete tutti, qualcuno non c'era. Vabbè, in 5 secondi lo riassumo proprio velocissimamente. Allora, l'altra volta ho scritto questa teoria del circuito monetario che descrive i rapporti di produzione attraverso la politica monetaria, quindi come entra la moneta nel sistema di produzione e come esce. E principalmente l'ho scritto proprio velocissimamente perché l'ho fatto l'altra volta, non posso essere un po' lungo l'intervento, quindi ci passo velocissimamente. Tre settori macroeconomici di un'economia, facciamo sia l'economia italiana, le banche private, le imprese, profit, come mettiamo, e i lavoratori. Ecco, come entra la moneta, le banche fanno un prestito alle imprese private, le imprese private utilizzano questo prestito, che mettiamo in ipotesi sia di 100 per capirci, faccio sotto, perché sennò dopo succede un po' di cose. Questo prestito alle imprese private che lo utilizzeranno per pagare i lavoratori, per pagare i salari e avviare la produzione di beni, mettiamo qui in mezzo, la produzione di beni, ok, che poi venderanno, quindi i lavoratori potranno spendere il loro salario in consumi, quindi ridando questi 100 se utilizzeranno tutto il loro salario per i consumi, che ipotizziamo adesso per semplicità perché abbiamo fatto un discorso un po' lungo, possono anche risparmiare, eccetera, eccetera. Comunque li ridanno all'impresa attraverso i consumi, le imprese li ridanno alle banche, però rimangono delle merci che sono il profitto. Questa teoria evidenzia il fatto che, essendo stato il prezzo iniziale di 100, non vi è nella circolazione monetaria abbastanza moneta appunto da realizzare il profitto monetario, Quindi quei beni che sono il profitto delle imprese che esistono, non è che fa niente. Sto facendo veloce, l'ho fatto un'altra volta. Allora, ricapitoliamo. La contrattazione tra banche e imprese determina l'occupazione attraverso il prestito iniziale, cioè la banca presta 100 all'impresa, ok? E c'è anche un interesse, facciamo che sia 5. Ok, la banca presta 100 alle imprese, le imprese devono 100 più 5. Ok, le imprese grazie a questo prestito possono avviare la produzione di beni, perché eravamo partiti dal presupposto che non ci fosse moneta nel sistema. Ok, quindi prendono della forza lavoro dei lavoratori e gli danno un salario, che ammettiamo che tutti quei 100 che abbiamo preso in prestito li utilizzino per i salari, per una convenzione macroeconomica, adesso non sto a spiegare perché è un po'. Comunque mettiamo questo. Ammettendo che i lavoratori utilizzano i loro salari per comprare le merci che gli servono, si ridaranno questi 100 all'aggregato delle imprese che hanno prodotto, giusto? Quindi questi 100 di moneta, questi 100 euro, torneranno all'aggregato delle imprese, che avranno prodotto tot merci, ok? Quindi facciamo che abbiano prodotto merci, giusto per capirci, per 120, ok? Hanno prodotto merci da vendere per 120, perché hanno fatto un profitto, giusto? Come diceva prima, si stabiliscono i prezzi rispetto al markup, quindi attraverso il markup, insomma, ci sono mezzi per 120, però nel circuito ci sono solo 100 euro di moneta, perché sono quelli prodotti inizialmente da banco prestato, ok? Quindi danno 100, restano i beni venduti, che è il profitto dell'impresa,
l'impresa ridà il centro alla banca privata e vi è un equilibrio nel sistema, anche se evidenzia questa teoria delle contraddizioni, ovvero che non esiste nel sistema la quantità monetaria necessaria per restituire gli interessi del prestito, capito tutto questo, e non esiste la quantità monetaria necessaria per monetizzare il profitto, vuol dire che quei beni di profitto esistono, l'impresa ha lì quei 20 euro di beni da vendere, di profitto, però non esiste moneta nel sistema per comprarli, quindi monetizzare questo guadagno. Ok, questo è lo schema del circuito monetario molto precisamente, molto personalmente, da cui utilizzerò per parlare di piani di lavoro garantiti. Ok, andiamo avanti. Questo schema iniziale del gusto Graziani ho aggiunto la banca centrale che garantisce i prestiti delle banche private. Le persone fuori dalla forza lavoro, quindi i bambini, gli anziani, eccetera, eccetera, però NL per capirci, non lavoratori. Okay. E a questo punto possiamo aggiungere, come vediamo qui c'è una mancanza di moneta che deve venire da qualche altra parte, potrebbe essere o il settore estero, che in questo caso non consideriamo, oppure il settore governativo, di cui abbiamo parlato fino adesso, no? Con i piani di lavoro garantito, eccetera, eccetera, poi siete venuti ad altre riunioni, quindi la parete moderna, la possibilità di spesa deficit, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Anche qui ci sarà un rapporto, che qui il prestito tra la banca centrale e le banche private sarà un tasso di interesse che si chiama tasso di sconto, quello che regola gli altri interessi, che adesso giusto per, facciamo che la banca aveva garantito quei 100 per 101, facciamo il tasso di sconto sarà il 1%, quindi non sbaglio sempre la freccia. 100 di prestito dovrà ridare 100 più 1 le banche private e la banca centrale. Okay. E qui invece col governo c'è un altro rapporto tra la banca centrale e il governo, che è quello appunto di finanziare la spesa pubblica che il governo decide. Quindi facciamo anche le nostre frecce. Alla fine risulterà molto complicato, però state attenti a quello che dico e capirete tutto. Ok. E fino a qui, questo qui l'avevo spiegato l'altra volta, non è molto ben disegnato, comunque a livello di discorso ci siamo capiti. In questo sistema che abbiamo descritto, che è il sistema privato, potremmo fare un esempio di sistema privato, c'è una produzione di profitto reale, ma non c'è abbastanza moneta per monetizzare il profitto. Bene, poi c'è anche un altro problema, che ho sottolineato più volte l'altra volta, che il livello di occupazione tra la forza lavoro disponibile viene deciso tra il rapporto tra banche private e imprese. Ok? Cioè dal rapporto quando l'impresa andrà a chiedere il prestito alla banca privata dovrà dire quanti lavoratori vuole assumere, eccetera, eccetera, e su questo gli verrà accordato un prestito. Quindi il tasso di occupazione verrà deciso in questo momento qui e i lavoratori sono tagliati fuori da questo, producendo così un livello di sottooccupazione, un livello di equilibrio di sottooccupazione, come chiamava anche Kaleschi. Quindi mettiamo che ci fossero 100 lavoratori di massa lavorativa, ammettiamo che il sistema così produca un equilibrio nel quale 70 di questi lavoratori siano occupati, mentre invece 30 siano disoccupati, che sarebbe un tasso di disoccupazione del 30%, adesso fatto un po' così a caso, non giusto per capirci. Ok, questo è il tasso di sottooccupazione ed equilibrio, ovvero c'è un equilibrio nel sistema, però ci sono 30 persone disoccupate. Ci siamo fino a qui. Ok, a questo punto, attraverso i piani di lavoro garantito, noi cosa dobbiamo fare? Come avete capito, cosa dobbiamo fare con i piani di lavoro garantito? Assumere lavoratori. Dobbiamo diminuire il tasso di disoccupazione attraverso il concetto della finanza funzionale che abbiamo ricordato, quindi dobbiamo agire in modo che l'indice della disoccupazione, che è il nostro indice dell'economia va bene o va meno, deve essere diminuito. Quindi dobbiamo cercare di creare la piena occupazione assumendo questi 30 lavoratori, giusto? Ok, qui ci sono tutte quelle altre malizie, diciamo, altri punti molto importanti che ha ricordato Giacomo. Di pubblica utilità, eccetera, 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 e non profitto per i privati. Ok, ora comincio, diciamo, da questo punto, se tutti siamo a questo punto, comincio la mia relazione. Ecco, innanzitutto, piani di lavoro garantito. Come facciamo a decidere quali piani mettere in atto? Come facciamo noi, popolazione, a decidere dove andare a occupare queste persone? In che modo, eccetera, eccetera? Ci sarà sicuramente un dibattito politico su questo, quindi noi andremo a votare, magari un partito propone di occupare in un certo modo nell'industria degli armamenti, altri di occupare in altri modi, e ci saranno varie,
varie cose, ci sarà un dibattito politico su questo. Ok, su questo volevo fare un punto di teoria economica. Sì, ma allora, devo fare un'introduzione che mi sono dimenticato con la maglietta, eccetera, eccetera. Parlare di questo, parlare di approfondimenti, di progetti ipotetici futuri, oggi, dopo la giornata di ieri che c'è stato in Parlamento e quello che hanno scritto oggi i giornali più vergognoso, ecco, mi serve l'ultima cosa da fare, perché la prima cosa che vi direi è prendiamo i fucili e partiamo. Fatto anche un po' fatica di parlare di teorie un po' ancora non approfondite più di tanto, come quella che sto esponendo rispetto a questa particolare visione delle categorie garantite, che chissà in quale futuro applicabile. Però faccio fatica anch'io, dico la verità. Però se vogliamo veramente approfondire l'argomento, oggi siamo qui per questo, io faccio anche questa particolare interpretazione su cui sto scrivendo un paper anche per l'università, perché io studio con Forlì economia sociale, la facoltà di economia di Bologna, sede di Forlì, e quindi tra l'altro anche Paulina Cerneva, una ricercatrice MIT americana, ha pubblicato questo mese un paper su queste cose qui, su questa particolare visione. Mi sono segnato come si chiama, non mi ricorderei mai, che si chiama Social Enterprise Model for Job Guarantee USA, che è di questo mese, e nel 2012 pubblicò un altro che si chiama Full Employment Through Social Entrepreneurship, cioè appunto quello di cui sto parlando, questa particolare interpretazione del piano di lavoro garantito. Quindi detto questo, andiamo avanti, scusate di fare cose un po' profonde, precise, ma sempre per questo. Dunque, abbiamo detto la pianificazione, come pianificare, come fare i piani di lavoro garantito. Ci sarà una valutazione politica. Su questo volevo ricordare due concetti economici, due grandi studi. Uno è quello di Condorcet e l'altro è il teorema di Arrow. Non so se li conoscete, qualcuno li conosce? Condorcet, attraverso il suo studio, che proprio che si può chiamare c'è anche un altro studio, si chiama ciclo di Condorcet, dimostra che in un sistema maggioritario le decisioni che verranno prese saranno in ogni modo una tirannia della maggioranza, perché non rappresenteranno mai un equilibrio tra le preferenze di tutti noi. In più il ciclo di Condorcet ci dice che addirittura da come viene fissata l'agenda delle proposte si avranno preferenze diverse. Quindi è possibile che tutti noi ci mettiamo d'accordo su delle preferenze del prefetto di come fare questi piani, ad esempio, ma in politica in generale. Teorema di Arrow. Il teorema di Arrow dimostra che è possibile arrivare a una funzione del benessere sociale. Che cosa vuol dire? Attraverso complicatissimi passaggi matematici dimostra, proprio per passaggi matematici certi, su delle preferenze che, secondo determinate ipotesi di democraticità, eccetera, eccetera, in una democrazia è impossibile arrivare a una funzione del benessere sociale. È impossibile metterci d'accordo tutti. Ci sarà sempre una tirannia della maggioranza sugli altri che non verrà, di cui non verrà spesso a volontà. Come scusa? Ecco perché in realtà tu sei riuscito a fare delle cose in democrazia. Sì, poi io su questo adesso non vado in personale perché mi è una voce. Comunque Teorema di Arrow, cioè scientificamente espone questo, che è impossibile metterci d'accordo tutti su una preferenza per essere sociale condivisa sulle scelte della vita. Tra l'altro Arrow, che viene sequestrato il passaporto quando negli anni 60 fa questo studio, pubblica questo studio, perché gli Stati Uniti c'era la guerra fredda e gli dicono tu sei una spia americana, perché mettono in difficoltà appunto il sistema democratico, che lo vantavano tanto contro il sistema di pianificazione e dittatoriale della Russia, l'URSS. E quindi Arrow viene sequestrato il passaporto e viene denunciato come spia americana, perché dimostra proprio questo, che è impossibile mettersi in accordo. Vabbè, andiamo avanti. Quindi come pianificare questi piani di lavoro garantiti? Ecco qui che viene quello che studio io a scuola, attraverso il corso del professor Damani, il modello della sussidiarietà circolare, detto anche social welfare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non deve essere quindi il governo autonomamente attraverso il voto a decidere quali piani attuare o anche altre scelte politiche, ma ci deve essere un altro tipo di scelta che può passare dalla democrazia deliberativa, ma comunque ci può anche essere quella che è la sussidiarietà circolare, e qui introduco uno smembramento delle imprese private, che a molti non piacerà, però lo introduco, che spesso non viene considerato, perché consideriamo le imprese private solo come imprese che vogliono fare profitto, mentre invece esiste da tempo, in Italia è cresciuto del 35% in 10 anni, un altro tipo di impresa che si chiama impresa sociale, impresa non profit, che sono comunque enti privati che agiscono, 450.000 enti ad oggi, è uscito nel 2013 il rapporto dell'Istat, e quindi lo smembro da questo e lo metto qua, imprese non profit. Queste imprese, come sappiamo, tutte le esperienze di tutti voi lo confermeranno, sono molto attive sui territori e in tutti quei bisogni, quella sussidiarietà appunto non
dove non arriva il governo, arrivano loro, sanno quali sono i bisogni sui territori, sullo Stato, della tutela dell'ambiente, dei beni storici, tutela della salute, dell'assistenza sociosanitaria, eccetera, 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 quei settori di pubblico utilità di cui abbiamo parlato prima, nei quali fissare i piani già garantiti. Ed ecco che la sussidiarietà circolare potrebbe essere utilizzata per la pianificazione dei job garantiti. In che senso? Cosa si intende per sussidiarietà circolare? Si intende un tavolo nel quale sono a confronto e prendono le decisioni appunto il settore delle imprese no profit, il governo e le imprese private, per arrivare a una visione congiunta, che poi sono i principali settori che troviamo all'interno della nostra città, all'interno dell'economia. Arrivare a una pianificazione congiunta di su che cosa fare, perché l'impresa può dire io ho bisogno, ad esempio l'impresa di vino può dire io ho bisogno di sughero che li compro dalla Cina, li potremmo fare qua, e il settore sociale può dire bene, io ho dei disoccupati che sto seguendo, che non hanno la casa, eccetera, eccetera, te li posso dare, possiamo fare un piano in questo settore, produrre gli stampi di sughero, e il governo può dire bene, metto i fondi per farlo, ad esempio. E quindi sussidiarietà circolare fra questi, la pianificazione potrebbe avvenire in questo modo. Anche le banche private per fare dei prestiti agevolati a queste imprese non profit, che potrebbe essere il protagonista della pianificazione e anche della gestione di questo tipo di servizi. Ok, quindi una sussidiarietà di tipo circolare tra questi settori. E questa potrebbe essere l'idea per pianificare appunto questi piani. Viene già nei distretti industriali o cose di questo tipo, ci siano tavoli nel quale si siedono i vari esponenti dei settori e parlano su cosa fare. Portarlo questo anche per i job garantiti sarebbe un'idea. Okay. Un altro pregio di questo è che in questa contrattazione su cosa fare per i piani si può definire come deve riassorbire la disoccupazione. Mentre la contrattazione tra banche private e imprese decide autonomamente quanti lavoratori assumere secondo i loro interessi e le loro contrattazioni, qui il governo, le imprese private, eccetera, eccetera, potrebbe decidere appunto quanti lavoratori togliere dallo stato di disoccupazione. E questo è un altro modo da dire. Bene, detto questo andiamo alla gestione, quindi andiamo ancora più nel piccolo, e qui nel preciso. E qui vi dico altre due o tre cose, che guardo un attimo appunto perché mi sono scritto la relazione, è una cosa un po' complicata, ci avrò tante cose da dire. E adesso non sto qui a. Dunque, il governo. Attuare i piani di lavoro garantito attraverso il governo. Tutti noi sappiamo che cos'è la burocrazia, tutti noi abbiamo a che fare tutti i giorni con la burocrazia, penso, no? E sappiamo cosa vuol dire, lentezza della burocrazia, eccetera, eccetera. Queste sono visioni un po' dall'altra parte rispetto a quello che diciamo, però ci sono certe verità che ce l'hanno, adesso ve ne elenco qualcuna. Ad esempio, quelli che vengono chiamati in economia government failures, ovvero perché lo Stato ha fallito, in cosa ha fallito lo Stato, il governo, eccetera, eccetera. Ecco, ve ne posso citare qualcuna importante, su cui sicuramente un fondo di verità ce l'ha, ad esempio il rent seeking, la ricerca delle rente, che cos'è? È praticamente all'interno del governo, delle istituzioni governative, la ricerca di una renta, ovvero tutti quei lavori che non sono produttivi, per cui si riceve uno stipendio ma in realtà non si produce assolutamente nulla. Ad esempio, per fare un esempio, di quei commessi che stanno all'entrata delle porte del comune, delle province, in certi paesi, o comunque anche dei funzionari che fanno delle carte burocratiche, che questa burocrazia viene aumentata per inserire persone, magari per scopo politico, per dare lavoro, per scambio a certe persone, gli vengono dati dei lavori in cui non devono fare assolutamente niente, devono solo aumentare la burocrazia. Questo certo non è importante come diminuire la disoccupazione e tutto questo, ma se dobbiamo fare qualcosa per diminuire questa disoccupazione e applicare questo tipo di teoria, bisogna stare attenti anche a non cadere in quegli errori che, seppur piccoli e marginalisti appunto, però sono importanti non ripetersi. Dobbiamo fare qualcosa di bello, non solo dobbiamo tornare al passato della preoccupazione, dobbiamo anche andare oltre e cercare di evitare errori che sono stati compiuti. E quindi, se questi piani di governo fossero gestiti completamente dal governo, si potrebbe rischiare, c'è questo rischio di rent seeking. C'è il rischio della burocrazia, su cui Weber e Nixanen, che sono dottori che hanno trattato molto l'argomento, hanno scritto molto, molto, molto. Ad esempio hanno scritto sulla burocrazia. Innanzitutto si tende a massimizzare il budget, ovvero che il responsabile di un determinato settore del burocratico tenderà a chiedere sempre più fondi per il proprio settore, non so, il responsabile del ministro della sanità, o il ministro del lavoro,
eccetera, eccetera, tenderà a chiedere sempre più fondi al suo ministero per amministrare lui come gli va, insomma, come più piace, fare piace, per avere una rendita sempre maggiore o per comunque fare i suoi interessi. E quindi anche questi sono, in Italia, voglio dire, sono problemi che abbiamo all'ordine del giorno, non sono problemi, diciamo, di quelli con cui dobbiamo mettere l'accento, chiaramente, perché l'accento bisogna mettere sulla disoccupazione, eccetera, eccetera. L'asseveramento viene a implementare questi piani con delle politiche che siano avveniristiche, che le portino in un posto migliore invece che tornare al passato, dobbiamo renderci conto che anche questi sono problemi. E quindi c'è anche questo problema della burocrazia, massimizzare il budget. Ecco, poi il problema del burocrate, alla Weber, diciamo, il burocrate è che lui è il tecnico che sa e il politico invece non capisce niente di quell'argomento, viene preso in giro. Nel senso che il burocrate chiede fondi perché dice devo fare così, quelli con là, però il politico non avendo tecnica, non avendo esperienza di quel preciso, in quel determinato, non so, in ingegneria, in quel determinato settore, si trova ad essere condiscendente verso le richieste dei burocrati, che magari hanno bisogno di fondi per i loro interessi sempre, perché loro non sono tecnici, non sanno veramente cosa stanno facendo, quindi dicevo, bisogno di un certo tipo di materiale, che è buono, lo compro qua, e poi in realtà non è così. E queste sono tutte cose da prendere in considerazione. Certo che vengono utilizzate come motivazioni per la privatizzazione, per privatizzare i beni pubblici, per privatizzare le attività pubbliche. È vero, questo non va bene, perché sono tutte cose che abbiamo detto. Però un fondino di verità c'è anche in questo. Quindi è inutile negarci, lo viviamo in Italia, tutti sappiamo, immaginate cosa può succedere con un piano di lavoro garantito gestito dai partiti attuali italiani. Cioè sappiamo cosa potrebbe succedere, ecco, le critiche al governo, sul tanto, eccetera, eccetera, nel mondo italiano dobbiamo fare i conti anche di queste cose, tra l'altro non sono stato studiato in Italia, ma hanno centrato in pieno. Poi io sono prima MT e siamo loro, anzi vicepresidente dell'associazione, però bisogna anche prendere in considerazione queste teorie che hanno un fondino di verità. In più c'è le regole di votazione voice exit. Cosa vuol dire? Che il servizio dato dal governo è un servizio unico. Che cosa vuol dire questo? Quando tu vai all'ospedale, ecco, per esempio mia sorella è andata al consultorio perché è incinta e gli hanno affiliato una, come si chiama quella fattoria? Un'ostetrica pubblica in convenzione, eccetera, eccetera. Ma tu, se non sei contento che questa qui, è una ragazza che non ha il bene relazionale, l'autonomia si chiama bene relazionale, cosa vuol dire? Che non, cioè, è rude, fa il lavoro perché lo deve fare, tutto questo. Ma tu nel pubblico non hai la possibilità di andare da un altro. Infatti mia sorella è andata dal privato, spende un sacco di soldi, però ha detto io piuttosto che andare da uno che mi tratta come una cosa, io non ci vado. Questo si chiama concetto voice exit, vuol dire che tu non puoi uscire dal pubblico e andare in un altro pubblico, se le cose gestire il governo, ma devi andare per forza dal privato. Ecco, questo è un altro problema dei servizi del pubblico. E quindi anche questa è una cosa da considerare. Infatti lei è andata dal privato alla fine spende un sacco di soldi. Perché non tutti poi hanno il bene relazionale e tu fai il lavoro che lo devi fare e quello è il tuo momento scelto. Ecco allora che entrano a fare la parte del gioco le imprese non profit. E anche secondo tutto quel paper che ho citato di Paolina, della Cerneva, che è un MT in gamba, e in che modo le imprese non profit entrano a far parte del gioco? Ecco, perché le imprese non profit innanzitutto sono già nel gioco, perché sono in tutti i territori e si occupano degli argomenti, dei settori più vari. Non so, il turismo sociale, tutela del pubblico, tutela dell'ambiente, tutela della cultura. Anche noi pure, MMT, portiamo avanti le MMT in Italia, le teorie economiche della DOS, non siamo altro che membri del terzo settore, perché siamo un'organizzazione non profit non riconosciuta. Cosa siamo? Siamo qui anche noi. Lo Stato per caso vi manda la gente a fare l'educazione macroeconomica? No, e quindi l'iniziativa della società civile, questo di cui stiamo parlando è l'economia della società civile, viene detto. Vi faccio per l'economia sociale, faccio solo di questo. E tirando un po' a camminino, però. E quindi questa prospettiva dell'economia civile, perché è importante che anche le nostre iniziative vadano a formare quello che sarà poi la società del futuro, la società per un futuro migliore, e non solo che questa viene calata dall'alto, dal governo. E quindi l'impresa sociale in più ha delle caratteristiche. Quando parlo di impresa sociale, di economia sociale, di terzo settore, non immaginate che io parli solo di associazioni di volontariato, onlus o cose di questo tipo, perché queste charity, non è impresa sociale. Cosa vuol dire? Che i lavoratori non sono pagati, sono volontari, eccetera, eccetera. Noi qui sto prendendo un altro concetto, che è quello che si riferisce più che altro alla legge 155 del 2006, che istituisce la qualifica di impresa sociale. Cosa vuol dire? Che qualsiasi ente, che sia un'impresa profit, o che sia un'associazione, eccetera, eccetera,
può avere la qualifica di impresa sociale. Che cos'è questa qualifica di impresa sociale? È una qualifica che si ottiene avendo certi requisiti nello statuto, nell'atto costitutivo, eccetera, eccetera. Questi requisiti, per citare ancora, niente scopo di lucro, attività nel settore di utilità sociale, e se non è un settore di utilità sociale, ovvero se è un settore di produttivo, se faccio un'attività produttiva, ad esempio, non so, faccio birre o faccio un'attività produttiva commerciale normale, devo però utilizzare persone svantaggiate per la produzione di questi beni. Però quando vi dico svantaggiati, non immaginate il tetraplegico, eccetera, eccetera. Svantaggiati, tra gli svantaggiati sono anche gli svantaggiati psicologici, fisici, eccetera, eccetera, ma anche gli svantaggiati economici. E in questi svantaggiati economici possiamo far rientrare, ad esempio, anche disoccupati che non trovano lavoro da tanto tempo, che hanno problemi economici, non riescono a pagare l'affitto, che sono stati sfrattati. E quindi, perché andare a creare altri enti e appesantire appunto la burocrazia che crea rendite, ovvero persone che fanno solo delle carte e non fanno produttività, quando esistono già delle realtà che possono perfettamente calzare con il progetto di lavoro garantito. Ecco, quindi le clausole di non lucratività ci assicurano, per le imprese e per le imprese sociali, ci assicurano che questa attività da loro fatta, attraverso i contributi per il lavoro garantito, questi piani di lavoro garantito non vadano a favore degli imprenditori sociali che non hanno possibilità di dividersi gli utili, ma gli utili delle imprese sociali devono essere unicamente reinvestiti per lo scopo che deve essere di utilità sociale. Quindi, andando avanti nel nostro schema, per capire meglio, per quanto l'abbia disegnato male, per capire il concetto, facciamo finta che abbiamo detto che il salario deve essere minore di quello per garantire la possibilità di tornare nel settore privato dei lavori di questi lavoratori che si integrano. Deve essere minore, abbiamo messo. Facciamo che qui gli avevamo dato 70, anzi no, facciamo 100. Ok, 100 per 70 lavoratori gli abbiamo dato uno stipendio di un 6, adesso non voglio fare i conti, comunque di 100 diviso 70. Qui facciamo che gli ne diamo 25, quindi il governo dà 25 alle imprese sociali, si parte un'altra circolazione monetaria, dal governo alle imprese sociali che attraverso questo tipo di pianificazione propongono progetti per i piani di lavoro garantiti che vengono approvati, quindi questi 25 vengono dati a questi disoccupati che vengono reintegrati nella produzione e quindi tutto il sistema produce di più. Ecco, quindi questi 25 vengono dati, come vedete guadagnano di meno, perché qui era 100 su 70, qui sono 25 su 30. C'è anche un'altra cosa da dire, che nonostante lo stipendio sia minore, c'è un'altra cosa da considerare, che si chiama retribuzione intrinseca, che è una teoria economica abbastanza nuova, che indica questo, che lavorando per il sociale, lavorando per aiutare la situazione totale dell'Italia, lavorando in settori di pubblica utilità, si ha una retribuzione intrinseca, che era quello che poi parlavo Giacomo prima, quando parlavo di soddisfazione al 90%, a parte quella o un reddito, quella è la più importante, l'unica che eliminiamo per adesso, la retribuzione intrinseca e tutto il resto. Le imprese sociali, tra l'altro, devono avere sempre una clausola che dice che i lavoratori devono partecipare alla gestione, all'informazione e alla gestione dell'impresa, quindi devono esserci un rapporto partecipativo effettivo tra i lavoratori e quello che viene fatto in impresa. E quindi diciamo che chi lavora in questo modo, in queste imprese sociali, può avere una retribuzione intrinseca, è quella di aiutare gli altri, di essere contento perché si aiuta gli altri, di essere contento perché si aiuta tutto il sistema, di partecipare all'impresa, di essere un'azienda che non fa fine di scopo di lucro, ma sono unicamente scopi di utilità sociale. E quindi, se vogliamo scriverlo in termini economici, se il salario reale si chiama V, bisognerà sommare al salario di retribuzione intrinseca, che si chiama V normale, e questo salario. E il salario invece che uno vorrebbe prendere quando va a lavorare, il salario ideale si chiama R. Ok, ci sarebbe anche qui, introduco un rischio. Il rischio è che nonostante che il salario sia più basso, ma la retribuzione intrinseca sia abbastanza alta, questo subito superi il salario che io vorrei avere normalmente, io voglio rimanere nel piano di lavoro garantito. Quindi addirittura c'è il rischio che uno, nonostante il salario più basso, voglia rimanere a fare, diciamo, del bene, tra parentesi. E comunque, consideriamo anche questo. Giusto una nozione. Bene, il rischio è anche che le imprese sociali in realtà sotto si comportino come si può. Certo, però questo è un rischio, certo, ma questo è un rischio di qualsiasi cosa facciamo, c'è anche il rischio di essere qui, stiamo facendo gli interessi, no. O il rischio che l'impresa sociale in realtà si configura dal tuo schema come una cosa che si mette tra il settore governativo e il lavoratore. Che è, diciamo, la cosa da fare,
non ha il rischio di diventare una concentrazione di potere che poi gestisce a suo piacimento. Certo, ma i rischi sono tanti, io non voglio essere assolutamente esaustivo, voglio solo fare una proposta diversa che sta venendo studiata anche da economisti economici, poi i rischi sono in qualsiasi cosa, perché solo chi non fa nulla non sbaglia, quindi dico, questa è una proposta che si dovrebbe fare per non appesantire quello che è il governo, far gestire o prendersi i rischi della burocratizzazione del tutto, degli scambi di voto, delle rendite, ovvero di persone assunte per non fare niente, eccetera, eccetera, essendo le imprese sociali comunque private, facendo parte del settore delle imprese, quindi diverse, se una abbiamo un obiettivo sociale, l'obiettivo sociale è di far lavorare questi 30 e produrre tot servizi, se tu non li raggiungi, io la volta dopo a fine giorno era più un'altra impresa sociale. E quindi poi adesso vado sulla competitività, che è poi una politica dell'altro, un tema dell'altra parte economica, diciamo quello opposto, degli austriaci, eccetera, eccetera. Però è anche interessante, diciamo, riflettere su queste cose. La possibilità di non far gestire il governo in prima battuta e unicamente questi giochi operativi, ma farli gestire da enti privati, enti civili, dell'economia civile. Comunque ci sono clausole di lucratività, non distribuzione degli utili, che sono obbligatorie per questo tipo di imprese. In più queste imprese comunque saranno produttive, ecco il punto. Cioè, quando verrà fatto questa contrattazione si dirà sì, ok, il mio progetto è assumere tot per fare questo, e ci sarà un social business plan che sarà quello che esplicherà gli obiettivi, un management per obiettivi, no? Quegli obiettivi che dovrà raggiungere, i lavoratori che dovrà assumere, e il tutto sarà, diciamo, più controllato. E in più ci sarà una produzione, ha detto. L'impresa sociale, come tutte le imprese, avrà un profitto in termini reali. Cosa vuol dire? Che se assumerà 30 lavoratori, non è questo che si dovrà grattare, eccetera, eccetera, dovrà lavorare a pari di quelli dell'industria profit. Però, questo, quindi sono profitto in termini reali. Quindi, se nell'industria profit abbiamo fatto 120 di valore monetario della produzione, facciamo che se 120 chiamano il valore reale, nell'industria non profit, nelle imprese sociali ci sarà abbiamo detto 25, facciamo che si avrà 35 di profitto in termini reali, quindi verranno prodotti servizi e beni per 35, però qual è il punto? Che questi servizi e beni verranno offerti, diciamo, non a titolo gratuito, ma si potrebbero offrire con prezzi, diciamo, da pubblico, prezzo da mutuo, ecco, quindi con un diverso prezzo secondo il reddito, tutto questo. E in più questi benefici saranno distribuiti soprattutto ai non lavoratori, bambini, anziani, che hanno bisogno di asili, eccetera, eccetera, l'ambiente. E questi profitti, quindi, che avremo attraverso l'impresa sociale, anche se saranno monetizzati, diciamo, ci sarà una piccola monetizzazione, facciamo del 10, che il 10 torna all'impresa sociale attraverso dei piccoli contributi per questi beni, questo 10 attraverso le clausole di nulla produttività. Cosa comporta? Che questo 10 che viene ricevuto indietro dalle imprese sociali non sarà preso come lucro da chi appunto dai creditori sociali, ma sarà di nuovo restituito per l'attività di utilità sociale. Questo cosa vuol dire? Che non solo si offrono servizi attraverso il piano di job guarantee, eccetera, eccetera, si offrono servizi a prezzo minore perché comunque c'è il job guarantee, ma anche che gli eventuali utili, anche se sono pochi, verranno di nuovo ridistribuiti in servizio e si avrà ancora dell'altra ridistribuzione di beni e servizi sociali ai non lavoratori e su tutto, diciamo, la cittadinanza del paese, perché appunto ci sono queste clausole che dicono che tutti gli utili devono essere investiti. Quindi è, diciamo, in un certo senso, in più garantisce anche il fatto che, essendoci la partecipazione dei lavoratori, l'impresa non potrà fare mosse rischiate. Che cosa vuol dire? Che non potrà, come un'impresa profit, magari investire in borsa gli utili o fare investimenti diciamo superiori a quelli generalmente necessari nella speranza di grandire il proprio budget e poi fare buchi che fanno fallire altre ditte che provano a portare alle banche, perché c'è un controllo più stretto della partecipazione dei lavoratori. E anche questo è una cosa importante che provoca stabilità nel sistema. Diciamo che questo tipo di approccio che sto proponendo è un approccio che supera la vecchia occupazione, quella che abbiamo avuto negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, e va verso qualcosa di nuovo che si può intendere anche un po' in senso marxista e anche in un senso della rivoluzione dell'offerta, perché qui vi è una rivoluzione dell'offerta, perché di solito è intesa come offerta delle imprese profit. Qui viene un'evoluzione dell'offerta nel senso di imprese non profit con tutte le clausole che abbiamo detto, e ce ne sono anche altre che adesso potrei anche elencare, ma diciamo che sicuramente avete capito il punto, e quindi
la finisco qui, ecco, di rompervi. Questa è un'altra interpretazione dei piani di lavoro garantito che si potrebbe attuare. Vi ringrazio e vi ringrazio.